Amici di Italia Fishing TV, buongiorno. Primissime luci dell'alba, Sardegna nord-ovest. Oggi andiamo a pescare light, andiamo a pescare in verticale, ma non andiamo con le solite esche. Guardate le esche che utilizziamo oggi. Andiamo a pescare in verticale con i calamari vivi. Rimanete con me, sicuramente ci divertiremo. Qua molto semplice, terminale a due ami scorrevole, classico terminale da traina, ami nuovissimi Yatsui 1661, una girella fra il nostro terminale e il nostro preterminale. Un elastico. Prendiamo un piombo da 150 a 200 grammi massimo, ecco qui, che ci terrà l'esca sul fondo. Bel calamaretto, calamaretto estivo, naturalmente per pescare i calamari usiamo le nuove totanare Yatsui Amazutte e non sbagli un colpo. Ecco qua. Adesso lo teniamo vivo in vasca e adesso andiamo alla ricerca dei nostri predatori. I pesci che andiamo a cercare oggi, naturalmente ragazzi, non c'è bisogno che ve lo dico, ma sono i dinosauri, eh? I dinosauri sotto costa. Pesca molto rilassante, una pesca di ricerca, non distruggi calamari con le tanute, tutti quei pesci che vanno a distruggere le nostre esche, che già nei periodi estivi è molto difficile reperirle, per cui se ce le facciamo anche distruggere è un peccato. E allora facciamo ricerca, cerchiamo i predatori e gli caliamo immediatamente giù il nostro calamaro. Un po' come si fa col vertical. Naturalmente lo strumento è marchiato Fish Finder Passion, nome che dà garanzia alla taratura perfetta delle nostre strumentazioni. Strumentazioni con regolazioni al top per ogni tipo di tecnica. Ecco qua, qui c'è una bella palla di pesce sul fondo, ma predatori nulla. Però per non saper né leggere né scrivere, noi gli caliamo il calamare e vediamo cosa succede. Se per caso è fuori dal cono, che non lo stiamo marcando, magari è in zona. Ecco qua, calamare è arrivato sul fondo e adesso ci muoviamo lentamente a scarroccio. Ecco ragazzi, oh, che meraviglia ragazzi,
immediatamente, una cosa veramente incredibile, incredibile davvero. Bel pescione, fantastico. Adesso proviamo a staccarlo dal fondo. Stiamo pescando in bassissima acqua, siamo a circa 1,5 miglia da terra ed è subito strike, ragazzi. Attrezzatura veramente al top. Sto testando per voi il nuovo Tika TC301. Mulinello davvero con delle prestazioni qualità prezzo assurde, ragazzi. Il pesce continua a dare le sue testatone. Cannetta davvero light, divertentissimo. Il pesce sta incominciando ad arrivare, ragazzi. Ecco, è entrato il nostro preterminale. Ed eccolo qua, ragazzi, Nazzani Sardegna, scorziello, fish finder, passion. Questi sono i risultati alla prima luce dell'alba, tutto al top, è veramente meraviglioso. Questo è un bel big, ragazzi, preso con un'attrezzatura light. E poi soprattutto è una pesca davvero importante, devi fare ricerca. Siamo stati fortunati comunque, il pesce nelle fughe ha tentato, si era slamato e si è rialamato. Eccolo qua, fantastico, non vi posso descrivere l'adrenalina, ragazzi, ma fantastica, guardate qua. Un bel dinosauro. Adesso nel dettaglio, ragazzi, andremo a vedere l'attrezzatura che ho utilizzato per questa fantastica cattura. La canna che ho utilizzato, ragazzi, è la Rubber Slow Jig 60-250 grammi, 1,98 m monopezzo, una canna davvero eccezionale. Il mulinello è il Titan Club, un mulinello veramente eccezionale, 15 kg di frizione, pensate cosa è in grado di tirare su questo mulinello. Una bobina molto capiente, io ho imbobinato 1,020
e ci sono entrati quasi 250 metri di multifibra PE8. Frizione a stella, 370 grammi, una vera macchina da guerra, ragazzi. Adesso vediamo nel dettaglio l'apparato pescante, ragazzi. Per cui in bobina io ho utilizzato il multifibra Mark della Giatsui PE8 del diametro dello 0,20. Per realizzare il preterminale, ragazzi, ho utilizzato il Falcon Carbon Line. È un carbon nylon molto resistente ad alto libraggio. Pensate che lo 0,62 a 60 libra, eccezionale. In più abbiamo la morbidezza e l'elasticità di un nylon e soprattutto siamo trasparenti come un floor carbon. Mentre per realizzare il mio terminale ho utilizzato il nuovo Falcon FC Line, ragazzi. Un full carbon davvero garantito all'invisibilità totale, molto morbido e soprattutto la trasparenza in acqua. Questa è l'aggiuntura che ho fatto per collegare il nostro multifibra al nostro carbon nylon. Bobbin connector. Ho imbobinato uno 0,15 e ho fatto le spire lunghe circa 20-22 cm. Tenuta 100% del carico di rottura. Pesce. Ha combattuto. Frizione abbastanza serrata. E non si è spostato nulla. Perfetto, 100% di carico di rottura, ragazzi. I nodi sono molto molto importanti. Dalla giuntura ho fatto 8 metri di carbon nylon e lì, tramite una girella calibrata da 55 libbre, ho collegato il mio terminale. Terminale molto semplice, ragazzi. Due ami, uno fisso e uno scorrevole, ovvero uno trainante e uno pescante, due pezzettini di tubicino e il terminale è pronto. Gli ami che ho utilizzato sono i nuovissimi Giatsui 1661. Abbiamo fatto fare una modifica alla casa madre e abbiamo fatto raddrizzare leggermente l'anello per renderlo più aerodinamico. Ecco qua, come potete ben vedere, ragazzi, l'occhiello è più inclinato di un classico amo da traina. In questo modo, quando andiamo a trainare, abbiamo meno attrito, di modo che il calamaro si possa muovere in modo più naturale possibile. Ok, ragazzi, siamo alla fine di questa puntata. Vi auguro una buona giornata, vi auguro tanti bei dinosauri come lui e ci vediamo alla prossima. Ciao da Antonio Nazzani e i dinosauri. Ciao, buona giornata.